Buongiorno, io sono Michele Spinelli e sono il direttore dell'unità spinale di Niguarda e sono qui con... Io sono Beatrice Trombetta e sono paraplegica da 24 anni. Da quanti anni ci conosciamo noi? 24. 24. Perché noi ci siamo conosciuti per degli argomenti che molte volte una persona che è su una carrozzina non pensa che siano così importanti per arrivare ad una buona qualità della vita, giusto? Sì, esatto, sì. Quando a una persona capitano queste situazioni si dà priorità, si tende a dare priorità più ad altri aspetti pratici della vita senza poi pensare che ce ne sono altri che sicuramente fanno parte e che faranno parte della vita e che sono altrettanto importanti. Per iniziare il discorso ti posso dire che in tutti questi anni la mia esperienza dove all'inizio noi ci siamo dedicati a delle disfunzioni viscerali, soprattutto la vescica, perché sennò le persone avevano un'altissima percentuale di morbilità legata alla disfunzione vescicale, al di là di una qualità di vita terribile con l'incontinenza, con tutto quello che ne concerne, piano piano a tutte quelle che definiamo le disfunzioni dell'area sacrale, che vuol dire ci dedichiamo alla vescica, ma ci dobbiamo dedicare anche all'intestino e soprattutto argomento tabù più di 30 anni fa, quando io ho iniziato a interessarmi di queste cose, la sessualità. Anche perché la sessualità allora era solo la sessualità maschile, era un qualche cosa di meccanico, il maschio doveva avere l'erezione, non c'erano i farmaci, al massimo c'erano delle protesi. E mi è sempre capitato che ogni volta in cui ho organizzato delle riunioni informative con le persone ricoverate o cose del genere, ci fosse sempre giustamente in fondo qualche donna che alzava la mano sulla sessualità e diceva di noi proprio ve ne fregate totalmente, no? Sì. È vero. Beh, noi ci siamo conosciuti in un percorso che abbiamo fatto per trattare, come facciamo tutti, le disfunzioni della parte vescicale, per trattare le disfunzioni della parte intestinale, e poi tu sei una di quelle persone che ha avuto tutto un sua storia da un punto di vista invece di quello che è la sessualità. Sì. Allora, io sono diventata paraplegica quando avevo 20 anni e quindi vabbè, io in quel periodo stavo già con una persona e anche dopo che sono diventata paraplegica ho continuato ad avere un rapporto con questa persona. Chiaramente inizialmente mi sentivo limitata praticamente in tutto, sia psicologicamente che anche in pratica. Erano argomenti di cui io non ho mai parlato con specialisti, ma perché me ne vergognavo e soprattutto perché non sapevo che ci fosse tutta questa informazione che ruotava proprio intorno a questo argomento e quindi anche un po' per ignoranza non ho approfondito la questione. Quindi ci sono stati dei momenti in cui io ho vissuto delle esperienze estremamente imbarazzanti e che magari mi sarei potuta anche evitare se avessi chiesto o mi fossi informata di più. Beh, ti posso consolare perché nei primi anni in cui ero qui avevamo fatto un'indagine in donne con lesione midollare su quello che gli era stato detto sulla sessualità, e alla fine in quegli anni le uniche informazioni che avevano preso le avevano prese da altre persone con la lesione midollare. Cioè, peccavamo noi nel fatto di non dare assolutamente queste informazioni, oppure sì, di darle, ma non in maniera strutturata. Oggi questo ovviamente è diventato uno degli argomenti che trattiamo come tutti gli altri argomenti. Se poi uno torna indietro nell'esperienza parlando con persone come conosco te da 24 anni che si sono fatte male 30 anni fa, ti raccontano che il primo pensiero quando sono finiti in unità spinale era sicuramente potrò avere una vita sessuale come avevo prima, o se erano giovani che magari non avevano avuto esperienza, potrò avere delle esperienze o potrò avere dei figli, e questo non lo condividevano assolutamente con nessuno. Ripeto, anche perché all'epoca noi avevamo pochi strumenti da offrire assolutamente. Direi che oggi la richiesta è già una richiesta che viene fatta precocemente. Parlando di donne c'è un argomento secondo me molto importante che tu hai affrontato, che è la maternità. Sì.
Io ho avuto la fortuna di diventare mamma nel 2016, oggi la mia bambina ha 7 anni e inizialmente quando ho appreso della notizia, quando ho saputo di essere incinta, la prima persona che ho contattato è stato proprio il dottor Spinelli, che io ero spaventatissima e non sapevo veramente come gestire la situazione, perché non sapevo come avrebbe reagito il mio corpo in una situazione di disabilità e come avrebbe reagito a una gravidanza. Quindi la prima persona che ho contattato è stato il dottor Spinelli, il quale, con tutta la sua calma che lo definisce, mi ha detto che appunto devi stare tranquilla perché è una gravidanza come tutte le altre, quindi non vedrai che andrà tutto bene. E devo dire che queste parole mi hanno rincuorato, mi hanno dato tantissimo coraggio e ho affrontato la gravidanza, che chiaramente non è stata una gravidanza semplice dal punto di vista fisico, perché comunque la gestione della vescica e dell'intestino è stata insomma un'impresa. Sì, bisogna seguire tutta una serie di controlli bene. Esatto, perché poi dal quarto mese in poi ho dovuto mettere il catetere fisso perché la bambina cominciava a pesare sulla vescica e quindi avevo delle perdite che prima non avevo, quindi è stato un po', ecco, da quel punto di vista un po' difficile, però devo dire che grazie a Dio è andato tutto bene, la bambina è nata a termine e oggi è in seconda elementare. Non mi ricordo se hai avuto un parto spontaneo o un parto cesareo. No, taglio cesareo. Anche questo una volta veniva dato assolutamente come regola a uno che ha una lesione midollare deve per forza partorire col taglio cesareo. Devo dire che negli ultimi anni in tutte le situazioni che abbiamo seguito di gravidanze siamo riusciti a portarle a termine con un parto spontaneo. E devo dire che l'unità spinale mi ha aiutato tantissimo anche da quel punto di vista, perché mi ha consigliato una dottoressa, una ginecologa che poi mi ha seguito durante tutta la gravidanza, sì, che è proprio specializzata in gravidanze su donne con disabilità. Poi vabbè, devo dire che lei è stata anche maestra qui di arte, perché è una brava pittrice. E adesso un po' che non ci vedevamo, cosa fai? Adesso negli anni, oltre a tutti i vari cambiamenti che ho vissuto nella mia vita, io ho lavorato per un sacco di anni nelle assicurazioni. Poi nel 2020 ho deciso di cambiare vita, mi sono diplomata come grafologa e rieducatrice della scrittura e quindi adesso lavoro con i bambini e aiuto i bambini che hanno difficoltà come disgrafici o come difficoltà grafomotorie in generale. Io quello che mi sento di consigliare alle persone che purtroppo si trovano a vivere una condizione di disabilità e che vogliono affrontare certi temi è quello proprio di non vergognarsi e di chiedere agli specialisti, che sicuramente sono in grado di aiutare e consigliare al migliore di modo.